indicativamente un ammontare di risorse per avviare questa operazione di riduzione della tassazione sul lavoro, cosiddetto cuneo lavoro. Naturalmente non si definiscono delle modalità specifiche che spetterà la manovra indicare, ma noi crediamo che questa operazione vada fatta attraverso un dialogo, un confronto con le forze sociali e produttive. Abbiamo già incontrato esponenti sindacali e contiamo di farlo a breve, proprio per continuare a confrontarci su questo, che non è solo un primo segnale ma un pezzo, un tassello di una strategia importante che indica nella riduzione del cuneo lavoro, diciamo così, della tassazione sul lavoro, un elemento fondamentale per riequilibrare il sistema fiscale e rilanciare la crescita e la produttività del Paese. Aggiungo, adesso ho recuperato anche la terza domanda che lei ha fatto, salario minimo, è nel programma di governo, attenzione, nel programma di governo c'è il cuneo fiscale e il salario minimo, quindi anche il salario minimo collegato, come lei avrà letto dal programma di governo, anche a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro. Quindi c'è un progetto integrato. Quando io dico che non rinviamo all'anno che verrà, l'anno di poi è il giorno di mai, significa che noi già con questa manovra realizzeremo tanti punti del nostro programma, però come ho detto prima sono 29, adesso non è che entro dicembre li dobbiamo realizzare tutti e 29.